Giovedì 22 agosto 2024, abbiamo ormai superato la metà settimana, ci apprestiamo a vivere eh, un altro fine settimana insieme, caratterizzato come sapete bene nel nostro santuario da alcune celebrazioni particolari, mi riferisco a quelle serali, oggi adorazione. Eucaristica alle 20:45 presso la chiesa Santa Maria delle Grazie a cura di fra Claudio Ricci, domani preghiera sotto la croce e sabato, come di consueto, la fiaccolata mariana. E a proposito di, eh, della Madonna, oggi, come ricordavamo in anteprima, festeggiamo la Beata Vergine Maria Regina. Ma andiamo a scoprire eh, se è proprio di questa festività che ci parla anche Fra Italo, nella sua rubrica dedicata al Santo del Giorno. Bentornati, buongiorno. Oggi 22 agosto, noi ricordiamo Maria come Regina. Ascoltiamo. Pio XII istituì la festa della regalità di Maria l'11 ottobre 1954. Da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Fu poi trasferita al 22 agosto nell'ottava dell'Assunzione per sottolineare il legame della regalità di Maria con la sua glorificazione corporea. Con tale festa il Papa ha voluto sigillare con la sua autorità la voce delle preghiere liturgiche e il senso del popolo cristiano, che attribuirono perennemente alla Vergine la dignità regale. Non si tratta quindi di una nuova verità proposta al popolo cristiano perché il fondamento e le ragioni della dignità regale di Maria si trovano nei documenti antichi della Chiesa e nei libri della liturgia. Infatti, fin dai primi secoli della Chiesa Cattolica, il popolo cristiano ha elevato preghiere e inni di lode e di devozione alla Regina del Cielo, sia nelle circostanze liete, sia e molto più nei periodi di grade, angustie e pericoli. La Vergine Maria è Regina non soltanto per la maternità divina, ma anche per la partecipazione alla redenzione. Infatti, come Cristo è nostro Signore Re, anche per il fatto che ci redenti col suo prezioso sangue, così Maria, in modo analogo, è pure nostra regina, perché prese intima parte, come nuova Eva, all'opera redentrice di Cristo, novello Adamo, soffrendo con lui ed offrendolo all'Eterno Padre. Maria è la prima che è passata attraverso la via aperta da Cristo per entrare nel regno di Dio. Una via accessibile agli umili, a quanti si fidano della parola di Dio e si impegnano a metterla in pratica. Tantissime sono le maniere in cui anche il popolo di Dio ha voluto rendere presente Maria nella propria vita. E una di queste, in maniera particolare, è volerla, acclamarla, desiderarla come propria regina. Non ci sono più regine come un tempo nella nostra società, abbiamo una forma di governo diversa, per cui, soprattutto nella nostra parte di mondo, è scomparsa questa figura, soprattutto nella sua importanza. Ma cos'era la regina se non l'avvocata del popolo, se non colei che. Portava anche costantemente i desideri e i bisogni del popolo all'occhio del re, che magari poteva essere un po' più preoccupato per altre situazioni. La regina è sempre anche nel nostro immaginario eh, la visione della bellezza, della regalità più elegante e più piacente. Allora Maria è proprio questo, la regina, però, la regina nell'umiltà, la regina nell'oro dell'obbedienza a Dio e nell'ascolto della parola. E noi vogliamo inginocchiare. Oggi a questa Madre grandissima che sempre si preoccupa per noi e che vogliamo proprio acclamare come nostra Regina. Maria, Regina, prega per noi. Grazie Fraidolo, è una preghiera particolare, la rivolgiamo a tutte le nostre care amiche e nostri cari amici che magari in questo momento non stanno tanto bene. E un, un pensiero particolare va inoltre a quanti di voi eh, quotidianamente ci dedicano un pensiero attraverso un messaggio Whatsapp. Anche stamattina stanno arrivando le vostre cartoline digitali al 331 737 8033, il numero è qui, eccolo, in sovrimpressione, registratelo, basta digitare sul vostro telefono, salvare contatto come Padre Pio TV e mandare una foto o anche un semplice messaggio sapete che in un modo o nell'altro ci fa piacere abbiamo giusto qualche minuto prima di andare in pubblicità per vedere i primi scatti quindi ringrazio la regia di uh, Roberto Cocomazzi e Vito Ciavarella che stamattina mi stanno già favorendo eh, le vostre prime cartoline questi sono i saluti da uh, Paola in provincia di Cosenza che ci manda Elisa con questa Ferrovia a due passi dal mare, grazie Elisa. Poi abbiamo una foto del santuario della Madonna de Piternis venerata in Cervaro. Siamo in provincia di Frosinone e con ogni probabilità all'interno di questa chiesa c'è la sacra effigie della statua della Madonna de Piternis venerata da tutti i fedeli di Cervaro e dai paesi limitrofi, quindi lo scatto successivo. E per questi due scatti ringrazio Otello, cavaliere di grazia magistrale dell'Ordine di Malta, residente proprio a Cervaro, in provincia di Frosinone. Quindi ecco, regia anche lo scatto dell'effigie della uh, Madonna e uh, a cura dello stesso autore. Poi la morte di San Giuseppe, chiesa parrocchiale di Pescasseroli, ce la dedica Maria, grazie per questo scatto e per... Questo primo blocco di vostre foto chiudiamo con questa piscina naturale di Baumela nel territorio di Villa Grande Strisalli, nella Sardegna centro-orientale. E per questo scatto meraviglioso, saluto e ringrazio Maria Rosaria, che ci segue sempre con affetto. Bene, eh, la, avete appena visto alle nostre spalle nel maxi-schermo. La cartolina che vi restituiamo noi da San Giovanni Rotondo, quella del sagrato eh, che si affaccia sulle due chiesette dedicate a Santa Maria delle Grazie. C'è un cielo sereno stamattina, le temperature si sono abbassate. Ma. Eh, ecco si sta anche un po meglio dunque aspettiamo le vostre cartoline al 331 737 8033, fatemi sapere fatemi sentire che ci siete non dimenticate di scrivere il vostro nome e da dove ci state scrivendo vi aspetto lì nella regia Bene, ritorniamo insieme. E uso il plurale non a caso perché dall'altra parte dello studio si è già insediata la collega Paola Russo con il suo carico di notizie. Ciao Paola. Buongiorno, buongiorno Tony, buongiorno a tutti i nostri amici telespettatori, posso partire, vado con lo spazio dedicato alle notizie. Allora eh, abbiamo subito un aggiornamento che ehm, eh, ci porta alla vicenda del eh, naufragio eh, del appunto del mega yacht così come è stato definito a Palermo, 27 sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati ancora nelle ricerche dei, appunto, dei dispersi e c'è un aggiornamento, ieri sono stati recuperati i primi quattro corpi, torneranno a breve appunto i sommozzatori in profondità nello scafo del veliero britannico naufragato a Porticello. Allora andiamo a vedere appunto le notizie riportate nelle pagine interne dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera, estratti quattro corpi dal veliero, si cercano Lynch e la figlia, è disperso il magnate inglese, ancora la ragazza sarebbe stata individuata. Ecco, vediamo le immagini eh, delle vittime eh, che eh, appunto tra vittime e ehm, corpi che sono stati eh, recuperati eh, mancherebbero appunto ancora Lynch e la figlia che come dicevamo sono stati, la figlia è stata eh, individuata e il, eh, il padre eh, no nell'albergo in cui è ospitata eh, con gli altri eh, anche una sorta appunto di eh, delegazione di persone che sono accorse in soccorso ai superstiti la speranza di poter almeno riconoscere ehm, tra i corpi appunto eh, delle vittime almeno eh, quella appunto di Lynch ma a quanto pare eh, non è così e ehm, si sperava di estrarli insieme padre e figlia ma quello che vi volevo segnalare è anche questa intervista a Giovanni Costantino D'Italian Sea Group, che è praticamente ehm, insieme a Perini Navi di Viareggio, costruì il ehm, Bayesian nel 2008 e non ci sta. Si, leggiamo sul pezzo di Giusi Fasano, appunto, inviata del Corriere della Sera su Repubblica: non ci sta a vedere sotto accusa quel gioiello a vela che definisce una delle imbarcazioni più sicure al mondo, praticamente inaffondabile eh, tutto ciò che è stato fatto rivela una sommatoria lunghissima di errori, ehm, dichiara Costantino. Le persone non dovevano essere nelle cabine, la barca non doveva essere all'ancora e poi perché l'equipaggio non sapeva della perturbazione in arrivo, i passeggeri hanno riferito una cosa assurda, e cioè che la tempesta è arrivata inaspettata all'improvviso. Non è così, era tutto prevedibile. Ho qui davanti a me le carte meteo, è arrivata all'improvviso un bel niente. Si chieda poi perché nessun pescatore di Porticello era fuori quella notte. Un pescatore legge le condizioni meteo, una nave no, la perturbazione era leggibile, appieno in tutte le carte meteo. Non si poteva non sapere. Queste le parole cariche anche di. Dolore di Giovanni Costantino, appunto a proposito uh, del, uh, del Bayesian. E um, lasciando questo, andiamo adesso a uh, Chicago, alla Convention dei uh, Democratici, una foto in primo piano dei coniugi Obama che, appunto, hanno in qualche modo dichiarato, fatto. Il loro endorsement, il loro appoggio alla candidata democratica alle prossime presidenziali americani Kamala Harris. Michelle detta la linea democratica. Trump ci insulta, si deve agire. Ehm, L'ex coppia presidenziale appunto formata dai coniugi eh, Barack e Michelle Obama ha dominato il palco della Convention Democratica di Chicago l'altro ieri. Eh, il 44esimo presidente degli Stati Uniti. L'ex avvocata sono sposati nel 92, poi vediamo anche nella foto più piccola in basso il candidato vicepresidente democratico e governatore del Minnesota, Tim Waltz quando gli altri si abbassano ad attaccarci, noi vogliamo alto questa è la frase più famosa di Michelle Obama pronunciata nella convention di Philadelphia nel 2016 ad appoggio alla, nomine, per la nomination alla Casa Bianca di Hillary Clinton nel suo discorso di ieri a Chicago a sostegno di Kamala Harris invece Michelle Obama ha mostrato che la strategia è cambiata, ha denunciato in modo netto e durissimo Donald Trump, a tratti lo ha preso in giro come fa ormai l'intero partito democratico alla maniera di Tim Waltz, il candidato alla vicepresidenza che ieri alla Convention si è presentato alla Nazione. Si è mostrata Michelle Obama libera dai vincoli dei ruoli politici che la condizionavano quando suo marito era presidente ed è pronta a parlare in modo franco, senza artifici. Eh, non gli ha dato Apertamente del razzista Michelle Obama a Donald Trump, ma lo ha detto implicitamente quando ha evocato le lamentere dell'ex presidente sugli immigrati che si prendono i lavori dei neri. Qualcuno gli dirà che la sua stessa corsa per la Casa Bianca è per un lavoro da neri. Ha detto che non sapeva che sarebbe, se sarebbe stato in grado di farcela a parlare sul palco perché è in lutto per la morte di sua madre Marianne Robinson, la donna che mi ha mostrato il significato del lavoro duro, dell'umiltà, della correttezza. Il potere della mia voce. Poi Michelle Obama ha connesso la propria storia a quella di Kamala Harris per contrapporre la loro America a quella di eh, Trump. E ehm, ci sarebbe davvero tanto da dire a questo eh, proposito, e, ehm, però non abbiamo tantissimo tempo. Quindi cambiamo argomento, lasciamo la Convention dei Democratici a Chicago e andiamo al meeting di comunione e liberazione. Ieri è stato il giorno del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento al meeting eh, di Rimini va dritto al cuore del problema. Servono più immigrati regolari con la crescita ridurremo il debito. Dunque il progetto europeo si trova di fronte a sfide che ne mettono alla prova la solidità e la coesione. Panetta elenca l'indebolimento della crescita economica, la frammentazione del tessuto sociale, le difficoltà di integrazione degli immigrati e i vari di sviluppo tra le diverse aree, fattori che hanno eroso la fiducia del progetto europeo. Le guerre poi hanno accentuato le spinte già preesistenti, con rischi significativi per l'economia europea. E quindi, eh, queste, ehm, appunto, tra eh, come dire, le leve sulle quali agire per poter affrontare il problema eh, cruciale dell'Italia, che rimane la riduzione del debito pubblico, appunto, eh, si parla di misure che favoriscano, come ha detto lo stesso Panetta, un afflusso di lavoratori stranieri regolari, che possono davvero costituire una risposta razionale sul piano economico. E um, lasciamo Rimini dove appunto si sta svolgendo l'edizione numero 45 del Meeting di Comunione e Liberazione e andiamo a Roma. Ieri c'è stato un nuovo max incendio a uh, Cinecittà. E, eh, un muro di fuoco che ha intrappolato quattro soccorritori e l'incendio è divampato a Roma appunto a ridosso dei quartieri di Cinecittà e Torre Spaccata provocando quattro feriti, tre ustionati gravi tra i volontari della protezione civile tra cui una donna e un vigile eh, del fuoco. Il rogo è iniziato in un'ampia area verde tra i palazzi con le fiamme che si sono alzate fino a 10 metri che hanno avvolto eh, per oltre 5 ore le sterpaglie poi spostandosi tra il sottobosco. A più riprese il fuoco è arrivato alle abitazioni vicine minacciando balconi e giardini tra via Pelizzi e viale dei Romanisti. Per ehm, domare le fiamme sono stati impiegati anche due eh, elicotteri. E, ehm, ehm, Prima di passare alla prossima notizia c'è un dossier firmato dell'Aria Sacchettoni sempre sul Corriere in curia a discariche abusive così con il grande caldo la capitale va a fuoco. 45 roghi in un solo giorno, le emergenze in due settimane, i residenti lamentano le loro denunce inascoltate. Velocemente eh, passiamo ancora alla cronaca, incidente nella ditta per i rifiuti, muore a 22 anni incastrato in un compattatore, parliamo di un operaio giovanissimo rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei eh, rifiuti, resta ancora da verificare l'esatta dinamica, però appunto sembra che da una prima ricostruzione il giovane fosse impegnato in un'operazione di pulizia del macchinario collegato ad un nastro trasportatore. C'è stata anche un'altra tragedia, andiamo in provincia di Torino, un bimbo di 4 anni è morto dopo essere caduto travolto dalla ruota, da un, caduto da un trattore travolto dalla ruota del carrello. E, sempre a proposito del meeting di comunione e liberazione, una, una figura importante, quella di un um, un domenicano. Ecco, andiamo appunto nelle pagine interne dell'Avvenire. Cosa cerchiamo se non l'essenziale? Il Domenicano che eh, scuote eh, Rimini. Ehm, appunto, ieri, edizione numero 45, l'abbiamo eh, già detto, eh, del, di, ehm, del meeting di Comunione e Liberazione. A eh, decodificare appunto il tema di questa edizione è stato Adrien Candiar, membro eh, dell'Istituto Domenicano di Studi Orientali, ed è. Appunto, ehm, ha parlato di fede, non come punto di arrivo e quindi la fine è di ogni ricerca, ma il principio di una ricerca continua e eh, queste le parole, appunto, del Domenicano che vediamo in una piccola foto. Vorrei concludere, Toni, cerchiamo di farlo quotidianamente, con una buona notizia. Andiamo eh, in Veneto dove. Eh, tre istituti mh, penitenziari e ehm, sono stati come dire uniti da una rassegna cinematografica internazionale dedicata a vite, storie e tradizioni sulle terre alte in ogni angolo del mondo. Si tratta del film festival della Lissinia che da 30 anni racconta e eh, il mondo. La manifestazione comincerà domani a Bosco Chiesa Nuova nel Veronese per poi concludersi il primo settembre. Eh, nei Due penitenziari. Uh, due case circondariali di Montorio Veronese e Santa Maria Maggiore a Venezia insieme alla Casa di Reclusione Femminile della Giudecca saranno allestite due sale nelle quali saranno proposte proiezioni dedicate ai figli dei reclusi e delle recluse che insieme alle loro famiglie potranno vedere film di animazione e cortometraggi che i bambini potranno anche votare e assegnare dei premi. Quindi davvero una bella iniziativa uh, in Lessini appunto il cinema che incontra le persone ristrette. Grazie, grazie Paola, anche perché è una notizia in perfetta sintonia con i collegamenti che effettueremo oggi, principalmente dedicati al mondo della cultura. Inizieremo con il collegarci con la cara amica, la professoressa Carla Bonfitto, per parlare di libri, poi parleremo di olio e cultura, appunto, per finire con una stagione teatrale alle porte sul nostro territorio. Prima di dare la linea alla regia però voglio anche con piacere eh, ritrovare i vostri saluti attraverso i vostri messaggi Whatsapp, le vostre cartoline digitali e saluto quindi ehm, Vediamo un attimo, la regia mi ha spiazzato con questa foto che raffigura la Madonnina che ci ha inviato Edda dall'Emilia, da Bologna per l'esattezza. Grazie, grazie Edda. Prima di questa Madonnina molto bella in questo giardino, eh, è circondata da fiori, c'era anche il saluto di domenica da Reggio Calabria che eh, ci inviava a questo scatto qui esattamente, questo che dovrebbe essere un tramonto sul, sul mare, grazie domenica. E quindi andiamo avanti, la festa dell'assunta che si celebra a Messina ce la ripropone con questo scatto, Barbara che raffigura il tiro della vara grazie Barbara un allestimento che avevamo trovato anche nei giorni scorsi in qualche altro scatto poi un buongiorno dal profondo nord questa è la celebre mole antonelliana e quindi da torino ci salutano Silvana e Domenico grazie di cuore e poi Anna Maria di Afragola con una foto che ci invia dal mare di Marina di Pisa, dove si trova in questo momento, con saluti e preghiere. Bene, per il momento ci fermiamo qui, altri scatti nel corso della puntata, linea alla regia e poi l'angolo di pagine d'autore con Carla Bonfitto. Restate con noi. Li vedo già collegati con noi nel nostro maxi schermo, i primi ospiti di oggi, vi preannunciavo che avremo ritrovato la prof Carla Bonfitto per l'angolo di pagine d'autore, accanto a lei Adelmo Monachese, autore del libro di cui parlava, parleremo oggi. Buongiorno Carla, buongiorno Adelmo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Tony. Da redazione a tutto il pubblico e ad Adèpo, soprattutto ben trovata. Intanto, ben trovati. Intanto, ho, ho spostato il PC eh, che ti arrivava leggermente sul viso. Noi, prima di approfondire l'argomento, diamo la linea alla regia per la nostra sigla. E ne approfitto anche per salutare Angelo Gualano, autore di questa meravigliosa sigla, con le sue dolci note che ci introducono nel mondo della letteratura, come ormai sapete bene, la prof Carla Bonfitto, autrice della rubrica... L'angolo di pagine d'autore che in questo periodo estivo, eh, ecco, ci fa compagnia in diretta. E eh, accanto a lei una scrittrice, uno scrittore, scorsa settimana abbiamo chiacchierato con Gabriella Genisi, l'autrice della celebre Lolita Lo Bosco. Oggi abbiamo con noi Adelmo Monachese, un uomo che con le parole ha sempre. Lavorato e giocato, se posso, se posso dire, a Delmo e che ha la prova di questo eh, primo romanzo, dico bene? Con Come una... si suol dire? La prova della maturità. La prova, la prova del fuoco con Collisioni accidentali, una copertina che mi incuriosisce molto, mi piace molto, per cui non confesso che è uno dei libri che è già sul mio comodino in attesa di essere sfogliato, ma non l'ho ancora letto, per cui pieno di curiosità affido a Carla eh, ecco, la, il compito di guidarmi e di guidarci alla scoperta del primo romanzo di Adelmo Monachese. È un romanzo umoristico, ironico, brillante anche nella trama, io sono davvero contenta e ti ringrazio Adelmo nuovamente eh, perché ne parlavamo tempo fa. E come vedi insomma è arrivato il, il suo tempo e quindi quando ho concluso il romanzo piacevolmente mi sono detta bisogna parlarne e quindi l'angolo di pagine d'autore si presta ci da questa, questa occasione è un romanzo nuovo nella trama parla un po' anche del mondo della scuola che mi appartiene, ma in un certo senso appartiene un po' a tutti quanti ed è una scuola, eh, è una scuola privata, ha un nome lunghissimo, istituto Anassagora, prestiti, agevolati, senza busta paga, eccezione del quinto, quindi anche ricordarselo si fa un po' fatica, però è la prima scuola che praticamente cede il suo nome ad uno sponsor, che volendo potrebbe anche cambiare, quindi anche una scuola che diventa un'azienda se ne sente parlare un po' da, da tantissimo tempo, la scuola ormai è cambiata, però in questa scuola ecco la voce narrante che è una voce molto brillante, eh, piacevole, si segue dall'inizio alla fine del, del romanzo, è quella del prof di un docente di, di Carlo che lavora in questa, in questa scuola dove mh, praticamente è circondato anche dai colleghi, dal rapporto con i genitori, e poi la sua preside e la sua ex, quindi anche le delusioni, le, le mortificazioni. Ma ed è in questa scuola che lui toccherà il fondo fino a quando poi non scoprirà una cosa bellissima che descrive in maniera anche abbastanza dettagliata. Io non sono. Dell'argomento, però adesso qualche cosina in più capisco del gioco del rugby, che diventa metafora della vita, quindi toccare il fondo, però poi riuscire a raggiungere la meta. Parlando in termini, in termini sportivi, significa soprattutto guardarsi dentro, ritrovare un altro me, perché eh, Carlo è un personaggio a volte anche un po' confuso con, con se stesso, però. Riuscirà a relazionarsi con gli altri e a scoprire, attraverso il gioco del, del rugby, che raggiungere la meta significa anche risalire da quel fondo che lui aveva, aveva toccato. E poi ci sono tanti elementi bellissimi che riguardano la scuola e che, ahimè, tra poco ci aspettano. Quindi, si parla del collegio dei docenti, di questi maledetti compiti da correggere che poi sono anche eh, tanto belli quando noi gli insegnanti li leggiamo e scopriamo anche, anche il, lo sguardo del, dei ragazzi e poi l'open day da preparare insomma io mi sono ritrovata catapultata già uh, all'inizio del, del, della scuola una ti ha costretto, che potrebbe... ti costretto a tornare a lavoro in anticipo Adelmo bene quindi nella copertina quell'immagine non è eh, casuale né solo metaforica Adelmo, allora raccontaci, ecco, eh, come, cosa, ti ha, cosa ti ha spinto a, a questa prova letteraria, come dicevamo prima, quali sono le motivazioni e, e se ti sei trovato a tuo agio nei panni del romanziere. Eh, bella domanda. Allora, prima di tutto ringrazio Carla che ha focalizzato eh, le parti salienti del libro. Uh, veramente sottolineando tutto quello che muove in effetti la storia a parte poi le varie situazioni comiche eh, messe lì anche insomma per alleggerire tutto l'andamento del romanzo cosa mi ha spinto io sinceramente devo dire la verità in realtà questo voi lo sapete meglio di me eh, quando si inizia a raccontare una storia a prescindere dal suo approdo che sia teatro in un libro Cinema eccetera in una graphic novel. Si sa quando si parte, ma è l'unica cosa che si sa perché poi non si sa quando si finisce e dove si finisce. Perché la mia intenzione era di scrivere un romanzo incentrato proprio sul rugby. Poi in realtà, e Carla lo potrà confermare, a livello quantitativo nella storia di rugby ce n'è poco. Ma è in un punto chiave, cioè quello della svolta del, del protagonista, che lo scopre in maniera anche abbastanza, anche qui comica e casuale, ma è la scintilla, la, il granello di sabbia nell'ingranaggio della sua vita che poi gli fa rivedere un po' tutto. Quando capita di incontrare i lettori per parlare di questo libro, spesso dico che io ho raccontato il rugby perché ovviamente ho attinto dalla mia esperienza personale di giocatore di rugby, ma... Si potrebbe benissimo estrapola, estrapolare il rugby e mettere qualsiasi altro tipo di esperienza che ognuno di noi decide di fare e di concedersi, non dico in tarda età, però in un'età già abbastanza adulta, quando spesso molti pensano che hanno già fatto tutto quello che dovevano fare e che non c'è spazio per delle novità. Invece, a volte basta accettare un invito che ne so, per un corso di chitarra, un Pilates, il trekking, qualsiasi cosa. E poi queste piccole attività si prendono un po' del nostro spazio, un po' delle nostre energie, poi sempre un po' di più. E poi invece ci aiutano invece a rivalutare tutta la nostra vita passata e eh, ci aiutano poi a, ad affrontare anche quella futura. Quindi c'è un po' di rugby, ma al, al, punto, al momento giusto. Molto altro rugby è rimasto fuori, però. La storia ha deciso così, non siamo noi a decidere. Non è detto che non possa esserci un seguito, ora io non l'ho letto il libro come dicevo prima, ma eh, posso immaginarlo. Devo dire che la curiosità che mi avete suscitato è tanta, così come mi auguro anche per quanti ci seguono, per cui vi invitiamo senza dubbio a leggere Collisioni accidentali di Adelmo Monachese. Il tempo, il tempo è tiranno, per cui siamo già giunti al momento dei saluti, ma io mi auguro di ritrovarvi entrambi al più presto. Di sicuro ne, ne parlerò per l'angolo di pagine d'autore ancora. Vi ringrazio, vi ringrazio tutti, spero di ritrovarci al più presto anche in presenza, che è sempre più bello. Molto bene, allora restiamo in contatto, io la prendo, la, come dire, vi prendo sulla parola, vi prendo sul serio, grazie ancora per essere stati con noi in linea alla regia, ci troviamo tra pochissimo. Bene, eccoci di nuovo insieme. Proseguiamo sulla scia degli eventi culturali che stanno arricchendo quest'estate 2024. Stagione per eccellenza in cui sui vari territori si organizzano eh, tante kermesse dalla natura più varia. Noi già qualche giorno fa eh, scoprivamo come anche l'olio extravergine d'oliva può essere un trade union per eh, eventi culturali anche vari a Vieste per esempio dal 26 al 30 agosto quindi tra qualche giorno eh, partirà l'ottava edizione della settimana dell'olio appunto una settimana in cui per la verità a Vieste si fa proprio il punto sull'olio uh, extravergine d'oliva con tanti appuntamenti eh, ma la maggior parte dei quali proprio di carattere formativo ma per scendere nel dettaglio di questa bellissima manifestazione abbiamo la fortuna di avere in collegamento con noi la dottoressa Sabrina Pupillo, ideatrice e coordinatrice di questo evento. Buongiorno Sabrina, ben trovata. Buongiorno Tony e buongiorno a tutti. Ho litigato per qualche istante con qualche R tra ben trovata Sabrina, ecco ce l'ho fatta questa volta in maniera più decisamente più spigliata, allora eh, tu sei prontissima per questa ottava edizione e mentre la regia ci ecco, arricchirà questa chiacchierata anche con alcune immagini di repertorio ti eh, chiedo che cosa ci aspetta quest'anno Quest'anno, come tutti gli anni, ci aspettano un mondo di appuntamenti che ci porteranno alla scoperta dell'olio extravergine di oliva, l'olio extravergine di oliva viestano, garganico e italiano, eh, perché avremo anche ospiti provenienti da altri territori, che, eh, de, de, regionale e nazionale, eh, che ci eh, consentiranno di aumentare le nostre conoscenze un po' a tutto tondo eh, sull'olio extravergine vergine di oliva avremo eh, esperienze più legate eh, al territorio alla natura quindi con lo yoga in oliveto la meditazione in oliveto la passeggiata tra gli olivi secolari il concerto in un oliveto quindi eh, ci saranno il trabucco anche l'attività di, di pesca sul trabucco ogni esperienza è legata all'olivo all'olio con anche assaggi guidati per scoprire al meglio, eh, imparare a riconoscere un vero olio extravergine di oliva nelle sue diverse declinazioni eh, legato quindi alle diverse varietà. Eh, infatti, quest'anno eh, il tema della biodiversità abbiamo voluto che fosse molto presente, eh, sia appunto nel discorso delle varietà che noi andremo ad assaggiare, eh, sia nel talk finale eh, che ha proprio come tema la biodiversità e la ricerca con ospiti ehm, esperti del settore, quindi avremo nel talk Veronica Vizzari, che è una ricercatrice del Crea di Rande, Barbara Alfei, eh, agronoma, capopanel dell'Assam del, dell delle Marche, eh, Indra Galbo, ehm, capopanel, giornalista del Gambero Rosso e ehm, Giuseppe Maggi, eh, direttore tecnico della Fondazione dell'ITS agroalimentare di Puglia anche nell'ambito formazione eh, oltre a questo ci sono ospiti quindi eh, le, del settore quindi, enogastronomico in generale, esperti del settore oleario ma anche proprio del, del settore enogastronomico eh, che ci consentiranno anche di scoprire come è meglio abbinare l'olio extravergine di oliva ai diversi eh, alimenti con appuntamenti anche curiosi come quello che sto vedendo adesso gelato e olio, quindi l'abbinamento tra il gelato e l'olio e in effetti la regia prontamente ci sta restituendo anche le immagini del sito ufficiale della manifestazione www.settimanadellolio.it dove tutti gli eventi che citavi sono ovviamente organizzati giorno per giorno e potete... Eh, non solo ecco, individuarli con chiarezza ma anche scegliere quelli che vi piacciono di più, le immagini che abbiamo visto mi, mi sono beato nel vedere quelle immagini che ci restituiscono un clima molto bello, quasi festoso tra i partecipanti e gli speaker, i formatori perché abbiamo detto poi si fa tanta formazione alla settimana dell'olio. Questo alimento così importante, onnipresente sulle nostre tavole, però a volte un po' sottovalutato o poco realmente conosciuto. Ecco, Sabrina, secondo te in questo 2004 quali sono ancora gli elementi che il grande pubblico deve ancora acquisire rispetto a un alimento importante come l'olio extravergine d'oliva? 2024 Ecco. Mi hai detto 2004, eh. ci cioè, sono 20 anni di differenza, è stato fatto sicuramente tanto in questi 20 anni. <ride> Ma, ma tanto c'è da fare eh, perché in realtà come dicevi giustamente tu è un prodotto che consumiamo tutti i giorni, ognuno di noi, ma eh, di cui abbiamo poca conoscenza, quindi conoscerlo realmente ne consente di apprezzarne eh, il valore e la qualità e eh, il consumatore deve imparare a, eh, a capire quando ci troviamo di fronte a un olio eh, privo di difetti quindi realmente extravergine quando è a um, entrare all'interno del bicchiere, quindi dell'olio, eh, per eh, scoprire le caratteristiche che gli consentono di, far, di, di utilizzarlo anche correttamente eh, in cucina, perché appunto è un ingrediente che entra all'interno di un piatto e ne deve far parte per eh, creare quell'equilibrio che, che viene sempre ricercato in, in ogni piatto. Una cosa importante che eh, ho potuto riscontrare ormai in questi otto anni è che ehm, in un certo senso questa, questo evento crea dipendenza perché ci sono diverse persone che hanno partecipato negli scorsi anni che ormai si sono affezionati e anche prima che esca il programma mi scrivono per sapere eh, quale sarà e appena viene fuori il programma si iscrivono agli appuntamenti eh, tanto che ti dico eh, e ti dico a tutti che eh, se interessati a partecipare eh, conviene affrettarsi nelle prenotazioni perché ovviamente gli appuntamenti sono eh, con posti limitati, eh, quindi dovendo fare una, un lavoro di qualità, eh, insomma, non, i, i posti per partecipare all'attività sono limitati e ci sono un paio di attività che sono già sold out, quindi bisogna affrettarsi per prenotare. Bene, noi siamo qui per questo, anche per ricordarvi ecco, di eh, non soltanto approfondire la conoscenza del programma ma anche di segnalare la vostra eventuale partecipazione. Prima di salutarci, giusto qualche altro istante, un'ultima riflessione, eh, io eh, come tanti e anche grazie al tuo prezioso lavoro mi sono appassionato all'olio extravergine d'oliva e ho imparato che un buon olio eh, si coltiva dal campo, cioè la, a, avere un buon olio in tavola per avere un buon olio in tavola è necessario uh, curare il campo, quindi partire proprio dall'inizio. Siccome magari tra i tanti ascoltatori ci saranno anche quelli che hanno un piccolo pezzettino di terra con 20 alberi, ecco 30 alberi di olivo e producono il proprio olio extravergine d'oliva, che consiglio ti sentiresti di dare a questi piccoli produttori? Eh, ai piccoli produttori io consiglio sempre di eh, partire dalla formazione e quindi di conoscere eh, realmente al di là di quelli che sono gli usi e le consuetudini nella conduzione di un'azienda agricola, di un oliveto o nella produzione dell'olio in generale eh, di eh, poter acquisire quelle informazioni che gli consentano di gestire anche in maniera più efficace ed efficiente eh, la loro produzione eh, per portare All'ottenimento di un prodotto realmente extravergine, realmente di qualità. E eh, la settimana dell'olio eh, diciamo punta anche a questo: a dare una piccola base iniziale informativa a chi lavora, quindi chi, a chi si occupa proprio della produzione olivicola e olearia, perché partendo da questi aspetti, quindi conoscendo meglio la materia, eh, si può ottenere uh, un buon prodotto che, il cui valore venga riconosciuto che consenta quindi poi uh, all'olivicoltore stesso di mantenere in piedi quella, quella realtà produttiva e quindi uh, evitare di passare ad altre culture o di abbandonare gli oliveti. Molto bene, ecco di questo e di tanto altro si parlerà alla settimana dell'Olio di Vieste, ottava edizione dal 26 al 30 agosto 2024. Gli anni purtroppo ce li dobbiamo rimettere tutti sulle spalle. Io volevo far, farci uno sconto di 20 anni, ma Sabrina è sempre super attenta. Sabrina non mi resta che augurarti, augurarvi buon lavoro e buona settimana dell'olio. Grazie, vi aspettiamo a Vieste, <ride> buona giornata a tutti. Grazie a te, linea alla regia, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Bene, siamo ritornati in diretta in questo giovedì così frizzante, pieno di fermento culturale e su questa scia continua, il, continua la nostra chiacchierata con i vari interpreti della cultura, in maniera particolare oggi ci siamo focalizzati su quanto sta succedendo sul nostro territorio e da Vieste ci spostiamo a Manfredonia, la ridente cittadina che si affaccia sul golfo omonimo, dove da ormai 12 anni c'è la rassegna mille di queste notti a cura della bottega degli apocrifi qui. E indegnamente rappresentata dalla Super Stefania Marrone, Inarrestabile. Buongiorno, bentrovata Stefania. Buongiorno, buongiorno Tony, e, e grazie sempre del, dell'invito. È sempre un grandissimo piacere per noi. Grazie a te per la passione e l'impegno che muove te e tutti i tuoi collaboratori perché eh, mi saprai dire che no? il teatro non è sempre un prodotto culturale, sempre eh, così fruibile da, dalle masse, diciamo, diciamo così. No? Bisogna educare al teatro, dobbiamo educarci al teatro e io credo che in questi anni avete fatto e state facendo un lavoro meraviglioso, magari ecco, mi confermerai tu stessa se c'è stato, stato un crescendo proprio nella domanda di teatro. Il crescendo lo abbiamo sicuramente visto in, 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 con, la, con la stagione passata, futura. E dove c'è stato un incremento grandissimo di, di pubblico, un, incre un incremento grandissimo di, di abbonati che hanno frequentato la, la stagione. Quindi da un punto di vista ehm, strettamente legato agli spettacoli, sicuramente sì. Che questo sia dettato esclusivamente dal, dagli spettacoli, invece no, nel senso che tutta questa comunità teatrale che si allarga è il risultato di, di numerosi processi messi in campo con la comunità che vedono poi nello spettacolo un, un momento di, di incontro tra chi sta sul palco e chi sta in platea. E avviene però da, da una serie di attività che definire collaterali sarebbe riduttivo, avviene da una serie di, di processi di attivazione artistica della, della comunità che fortunatamente ha voglia di crescere insieme a noi e che quindi ogni anno viene provocata e ci provoca a inventare qualcosa di nuovo. Ne siamo, ne siamo convinti anche noi, sicuramente valore aggiunto quello di cui ci parli. Ecco, queste attività eh, in che cosa consistono, se dovessi citarne qualcuna? Ma posso, parlo sicuramente degli incontri con gli artisti del progetto Artisti di Stagione che ha accompagnato l'intera stagione di prosa con critici, studiosi, giornalisti che sono arrivati da tutta Italia per per mediare gli incontri, penso alle nostre produzioni di, di comunità, al lavoro del nostro regista e direttore artistico Cosimo Severo con, con gli adolescenti, no? con le masse di adolescenti. Se devo parlarti invece di mille di queste notti, credo che sia ecco, un progetto eh, esclusivamente mirato, abbiamo scelto di mirare esclusivamente a, a un tempo estivo come tempo lento per ricostruire i fili non solo e non tanto del teatro con i cittadini, ma i fili proprio più sottili, consolidare i fili più sottili le relazioni tra i cittadini stessi attraverso il teatro. E adesso sono reduce da, da, una, da una delle iniziative, una delle, delle proposte che abbiamo fatto è il workshop poetico per camminatori insonni. Che vuol dire svegliarsi per cinque mattine alle sei e andare a camminare ogni mattina in una zona diversa della città per circa un'ora e un quarto, poi fermarsi all'ombra, al riparo di, o dell'ombra naturale di alcune zone. Ieri siamo stati al castello, oggi siamo stati ospiti della Chiesa Sacra Famiglia, domani saremo ospiti della Scuola Madre Teresa di Calcutta, quindi di altri eh, enti in qualche modo formativi che ci aprono all'alba le loro porte per permetterci di, di fare il punto sulla nostra camminata e di restituire tutto quello che abbiamo visto in forma di domanda poetica. Abbiamo immaginato insieme al comune, perché Mille di queste notti è un progetto del partenariato speciale pubblico-privato, eh, che regola il rapporto di bottega degli apocrifi con, con il comune di Manfredonia e che poi, grazie a questi due partner... Eh, è sostenuto dall'impresa dall sociale con i bambini, dal Ministero, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e abbiamo voluto, scelto che non fossero tanto degli eventi o eh, dei grandi nomi, semplicemente a, a fare delle comparse, a, delle comparsate a Manfredonia, abbiamo scelto che ci fosse invece eh, un insieme eh, strettamente connesso di, di riti, di riti collettivi. Allora, il rito collettivo delle, delle Camminate, il rito collettivo dell'Orchestra dei Felici Pochi insieme a, a un laboratorio di musica riciclata per bambini, eh, il rito collettivo del concerto all'alba, il rito collettivo di riappropriazione e riqualificazione di uno spazio meraviglioso che c'è a Manfredonia, che è la Pineta di Siponto, un, un effettivo polmone verde della città che la comunità vive relativamente poco, cioè, o meglio, di cui non tutta la comunità riesce a godere. Quindi si tratta di, di processi di, di riappropriazione della città, sia dei cittadini e prevalentemente dei cittadini e insieme a loro, come naturalmente ci sta succedendo in queste passeggiate mattutine, sia dei turisti che si trovano qui e quindi vengono ad esplorare insieme a noi gli angoli di Manfredoni. Grazie, grazie Stefania. <coughs> La regia opportunamente ci faceva fare anche un salto sul sito ufficiale di Bottega degli Apocrifi www.bottegadegliapocrifi.it dove ecco eh, potete, I nostri telespettatori potranno approfondire il lavoro che fate e non solo il programma di questa dodicesima edizione di Mille Di Queste Notti. Un respiro di comunità, come ci dicevi tu, che inevitabilmente ecco, dalle tue parole eh, eh, mh, arriva come una, come una certezza, non come una promessa, che è ecco, un respiro di comunità che diventa davvero. Preludio alla felicità, come abbiamo letto sul vostro cartellone, sul vo sulla Immaginate vostra grafica. Due, due tappe di questa, di questa rassegna. Il preludio alla felicità, con la possibilità di, di cominciare ad aspettarla tutti assieme, che poi aspettarla tutti assieme vuol dire cominciare a costruirla tutti assieme. E poi parole per la città nuova, molto centrato sul, sulle parole. La, la seconda sezione della, della rassegna è proprio alla ricerca di, di parole nuove che possano, o meglio, di parole che tornano ad avere un significato originario. Restituirci una visione nuova, perché poi per costruire insieme una visione collettiva di città abbiamo bisogno di, di parole condivise che possano raccontarla, che, possono, che possano contribuire alla narrazione. Tutto questo attraverso il nostro pallino, resta sempre quello della, della qualità artistica. Perché ce lo siamo detto tante volte: eh, il teatro nel momento in cui ha Qualità nel momento in cui è teatro, quindi, e persegue la sua qualità artistica, per forza di cose, allora diventa sociale, civile, politico, poetico e, e su questa qualità continuiamo a scommettere sempre meno soli, nel senso che con, con una comunità teatrale che si avvicina al teatro sempre più larga. Stefania, complimenti sinceri a te e a tutto il team di Bottega degli Apocrifi, perché come già detto arriva forte la passione, l'entusiasmo che vi anima e il servizio bellissimo che fate alla vostra. Comunità, se non fossi legato a questo impegno quotidiano, mi trasferirei a Manfredonia per. Se non, non avessimo per... fissato la maggior parte degli appuntamenti alle 6 di mattina eh, lo so. Ecco. Non me ne perderei neanche uno se non avessi eh, questo piacevole impegno, che comunque ci ha dato l'opportunità non solo di incontrarci, ma di parlare al nostro grande pubblico che ci segue dal nord al sud Italia ed è molto attento a questo tipo di iniziative. Per cui davvero grazie per averci raccontato la dodicesima edizione di mille di queste notti e del prezioso lavoro che fate come bottega degli apocrifi. Continuate così e davvero buon, buon lavoro. E appena potrai vieni a trovarci. Grazie, grazie Tony e grazie a tutti. Bene, grazie ancora a Stefania a tutta la Bottega degli Apocrifi che vi aspetta a Manfredonia dal 20 agosto al 7 settembre in questo ricco calendario di eventi ed iniziative che potete seguire su www.bottegadegliapocrifi.it. Linea alla regia, linea alla regia, noi ritorniamo tra pochissimo anche perché ci sono altri vostri scatti che dobbiamo condividere. Grazie. Dunque, come promesso, ritorniamo a voi con i vostri scatti, anche oggi numerosi, che ci sono giunti da tutta Italia. Eh, vedo per esempio eh, questa chiesa ortodossa, molto bella, davvero molto bella, a Nafplio. Spero di aver letto bene: Nafplio probabilmente è più corretto. Siamo in Grecia, ce la invia Carmelo. Da Siracusa, che ha scelto appunto la Grecia come meta per le sue vacanze. Grazie, Carmelo. E poi uno scatto floreale è quello che eh, ci dedica Carmela, da Martina Franca, la splendida città della Valle d'Itria, dove sono stato anche di recente, Carmela, e eh, lei ci invia questo scatto floreale con un pensiero e una preghiera. Maria, uh, Regi ah, Maria Regina, per i suoi nipoti Sara e Manuel, che oggi uh, ascoltate bene: si sposeranno nella parrocchia. Cristo Re proprio in Martina Franca. Bene, allora tanti cari auguri, Carmela, per i tuoi nipoti Sara e Manuel. Poi ancora uno scatto floreale eh, ce lo invia Elena, augurandoci un buongiorno con queste meravigliose. Orchidee. E poi la Superluna, buongiorno a voi cari amici di Padre Pio TV, ci scrive Maria Concetta da Milicia in provincia di Palermo, inviandoci questo scatto della bellissima luna piena che in questi, queste notti ha illuminato la volta celeste. Una buona giornata, benedetta dalla Madonna al Regina del mondo. Grazie, grazie davvero di cuore a tutte quante voi, tutti quanti voi, ora è il momento di restituire la linea a Paola Russo per eventuali aggiornamenti. Sì Tony, di nuovo bentrovati a tutti, abbiamo un aggiornamento che arriva da Palermo, i sommozzatori dei vigili del fuoco dopo aver recuperato il quinto corpo sono tornati a 50 metri di profondità per cercare... L'ultimo corpo rimasto intrappolato nel veliero. Al momento i morti accertati sono sei. E ehm, passiamo alla corona che è stata trovata in casa con 70. Grammi di cocaina ed è stata arrestata una donna di 70 anni, sottoposta ai domiciliari e una eh, come dire, già nota alle forze eh, dell'ordine della stazione di Bosco Reale. E poi andiamo mh, ad Alessandria dove tentano di rubare in un'abitazione. Sono stati arrestati due ladri a Casale Monferrato. Contavano di introdursi all'interno dell'appartamento nel corso della notte, ma eh, sono stati. Stati eh, visti, scoperti e denunciati. E ehm, eh... Parliamo adesso di meteo perché in arrivo una nuova ondata di caldo sull'Italia nei prossimi giorni. Un vasto anticiclone africano si allungherà verso le coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo. Dopo la fase di maltempo, aggiungere anche di fresco che ha caratterizzato queste giornate, specie al centro-sud. Quindi comunque si darà il via ad una nuova ondata di calore. Così spiegato. Alla DNA Cronos il meteorologo Gussonide, il meteo.it. Eh, se abbiamo ancora un po' di tempo volevo segnalarvi questa notizia riportata ehm, sul sito del Sole Ore, il sole24ore il 24 orecom che riguarda il costo del caffè perché caro Tony, tieniti pronto la tazzina, una tazzina di caffè potrebbe, utilizziamo il condizionale potrebbe raggiungere i 2 euro siamo sempre nella tempesta a dirlo è la Dili caffè, Cristina Scocchi è intervenuta ieri al meeting di Rimini, nel corso del convegno, il valore del, eh, val, del lavoro, una ricerca urgente. Ebbene, ha scritto che ha detto, ha dichiarato che oggi il caffè costa 245 centesimi per libra, il 66% in più dell'anno scorso, oltre al doppio rispetto a tre anni fa e questo ci spiega perché in tre anni il costo della tazzina del caffè che beviamo al bar è aumentato del 15%. Adesso costa in media un euro e mezzo in Italia e si stima che aumenterà ancora e che si possa arrivare a toccare i due euro nei prossimi mesi se queste pressioni eh, rialziste, mh, insomma, in materia, soprattutto per quanto riguarda le materie prime, continueranno. Eh, quali sono come dire, le ragioni per cui il caffè verde continua a costare sempre di più? Sono molteplici e non hanno una facile soluzione. La prima è sicuramente il cambiamento climatico che potrebbe dimezzare i terreni coltivati entro il 2050, e poi mh, il costo appunto, i costi di produzione che sono eh, aumentati, e, e quindi queste purtroppo le ragioni che potrebbero portare entro qualche mese, lo abbiamo. Eh, visto e letto a pagare una tazzina di caffè al bar anche 2 euro. Che ne pensi? Cara Paola, <ride> mi sa che inizieremo a girare con i termos, con il caffè <ride> all'interno. <ride> Però sai cos'è? La tazzina del caffè presa al bar magari in compagnia di un amico o di un'amica, penso che non ha valore. Magari ne berremo di meno, ma lo berremo di qualità. Sì, in effetti. Poi il caffè è uno dei simboli tipicamente italiani per ritrovarsi anche solo per qualche istante con amici, colleghi, parenti fuori dalle mura domestiche. Vedremo cosa succederà. <ride> Hai qualche altro, Ho qualche qualche altro, altro aggiornamento? Eh, sì, andiamo a Roma dove ehm, gli investigatori nei giorni scorsi ehm, hanno in, fermato un 35enne moldavo perché ehm, gravemente indiziato per reato di violenza sessuale, sequestro di persona, rapina e lesioni eh, personali. Ha violentato la compagna e si è chiuso in casa. Per questo è stato arrestato questo 35enne. Mentre andiamo all'estero perché abbiamo un aggiornamento importante che ci porta appunto in Medio Oriente: ehm, il. Il negoziato tra, tra Israele e Hamas, i negoziati per arrivare appunto ad una tregua a Gaza e al rilascio degli ostaggi, quindi si chiede eh, il rilascio degli ostaggi, lo chiedono Israele e Hamas chiede una tregua a Gaza, sono in stallo purtroppo. La proposta presentata la scorsa settimana dall'amministrazione Biden per colmare le divergenze è andata troppo oltre per assecondare le posizioni di Netanyahu sulla presenza ehm, dell'esercito nei corridoi di Rafa e di Netzarim. E ehm, i colloqui quindi sono fermi. Una delle fonti ha sottolineato l'inutilità di un'altra riunione di negoziatori ad alto livello che era prevista tra domani e venerdì a meno che gli Stati Uniti non facciano pressione su Netanyahu affinché rinuncia alle nuove richieste e modifichi di conseguenza la sua proposta. Ci auguriamo che questo ehm, avvenga e eh, poi ehm, andiamo in provincia. Di Lodi, cambiando appunto argomento, ehm, parliamo di una manodopera irregolare con oltre mille posizioni lavorative irregolari dal 2017 al 2023, un'evasione fiscale di circa 3 milioni di euro. Oltre mille braccianti appunto sfruttati, lavoratori costretti a turni fino a 512 ore eh, mensili. Per questo, eh, la Procura, la Guardia di Finanza di Lodi ha eseguito un'ordinanza. Di misura cautelare nei confronti del rappresentante legale di un'azienda agricola nel Lodigiano, vietandogli di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno proprio con l'accusa di sfruttamento della manodopera. Non ci sono altri aggiornamenti, Toni ti restituisco la linea. Grazie, grazie mille Paola, do un'occhiata all'orologio, noi abbiamo tempo per andare a recuperare la pagina di storia, quindi andiamo a scoprire che cosa è successo in questo 22 agosto nel tempo. 22 agosto 1962 attentato contro Charles de Gaulle. È il gruppo terroristico ultranazionalista OAS, contrario all'indipendenza concessa all'Algeria da secoli colonia francese, a tentare l'estrema soluzione. Il colonnello Jean-Marie Bastien-Thiry e i suoi complici mitragliano la Citroën DS presidenziale con 14 raffiche di mitra, tentando di colpirne l'importante passeggero L'auto, parzialmente blindata, respinge 180 proiettili. Solamente due perforano una gomma, ma il veicolo sparisce rapidamente dalla strada periferica dove è avvenuto l'agguato. De Gaulle e sua moglie restano illesi. Ma il fatto che nell'auto presa d'assalto viaggiasse la Première Dame Yvonne renderà il presidente irremovibile nel rifiuto di concedere la grazia come invece aveva deciso per i colpevoli di precedenti tentativi. Bastien Thierry viene fucilato l'11 marzo 1963, una settimana dopo la sentenza. Non solo l'esecuzione appare insolitamente rapida, ma vengono adottate misure di sicurezza straordinarie. 2.000 poliziotti e 35 veicoli formano il corteo che trasferisce il condannato al luogo dell'esecuzione. Nel 1971 il romanzo di Frederick Forsyth, Il giorno dello sciacallo, narra tutta la storia ed è subito bestseller, tanto da ispirare a sua volta l'omonimo film di Fred Zinnemann con Jean Sorel e Michael Lonsmay. Grazie Maria Pia Piccio Fuoco, voce narrante della nostra rubrica, rubrica di storia. Maria Pia che ritroveremo nei prossimi giorni. Mi auguro che saluto con affetto, così come con grande affetto. Ringrazio tutti quanti voi che anche oggi numerosissimi ci avete scritto al 331 737. 8033, andiamo a vedere qualche altro vostro scatto. Ci scusiamo come sempre se non riusciamo a condividerli tutti. Questo è il saluto che ci invia Graziella di Rovigo dalla laguna più celebre del mondo. E grazie per questo scatto al largo degli attracchi in, della, della, di una delle città davvero. Sicuramente più conosciute e più belle al mondo, la mitica Venezia. E poi un saluto da Andrea dalla Madonna della Corona, si trova sul, che si trova sul sentiero che parte da Spiazzi. Grazie Andrea, anche perché non so se sai o se ricordi che io sono un grande amante di sentieri di trekking, per cui questa foto mi rallegra particolarmente. E poi. Ancora Rita da Mesagne che ci invia questo bellissimo tramonto dalle campagne intorno alla sua città. Grazie anche a te a Rita per aver condiviso quella che tu definisci la meraviglia di Dio nei tramonti. Ecco, anche io ieri ho assistito a un tramonto particolare, c'era questo sole, magari manderò anch'io. Il video alla regia, il mio video alla regia, dove c'erano queste nuvole che ehm, andavano a coprire il cielo durante il tramonto e lo facevano sem sembrare quasi un incendio. E scrivevo nella didascalia che questi sono gli unici. Incendi a cui dovremmo assistere. Lo mando alla regia, vediamo in real time se riusciamo a condividere anche questo passaggio. Intanto, intanto la foto successiva, anche questa di una bellezza straordinaria, ce la invia Teresina con uno scatto che le è stato inviato da sua figlia che si trova. In, in indonesia molto molto bello anche questo scatto grazie teresina per questo eh, per questo scambio no? per questo passaggio eh, di fotografia che dall'indonesia tua figlia ha inviato a te e tu a tua volta hai inviato a noi nel frattempo io sono riuscito ad inviare anche il breve video che ho fatto ieri pomeriggio lungo un sentiero del mio amato gargano ero alle eh, alle pendici del Monte Calvo, la vetta più alta del nostro promontorio, come vi accennavo, c'era queste nuvole no? che attraversavano il, il sole verso il tramonto e lo facevano sembrare quasi un incendio. Bene, eccolo lì. Il sole al tramonto su Monte Calvo, la vetta più alta del Gargano. Siamo giunti ad una nuova pausa pubblicitaria, l'ultima della giornata, per ritrovare, come di consueto, subito dopo Don Francesco Armenti con Dritto al Cuore. E terminiamo oggi un po' questo nostro pellegrinaggio che abbiamo iniziato nel mese di maggio, abbiamo voluto portare fino ad oggi, questo pellegrinaggio con Maria, un pellegrinaggio nel mistero di Maria, un pellegrinaggio nella grandezza di Maria che noi abbiamo sperimentato e visto e vissuto attraverso la sua quotidianità attraverso la sua semplicità. Maria è una donna, come ho detto, certamente prescelta da Dio. È una donna grande perché è umile. Maria è una donna perché certamente è stata madre ed è madre di Dio e madre nostra, ma Maria è una donna grandissima perché è testimone della fede. Perché, come dice Agostino, Ancora prima di essere madre di Gesù, madre del figlio, Maria è stata discepola del figlio. E questa madre è l'invenzione più bella che il Padre Eterno si sia mai inventato per salvarci, per continuare a salvarci, dopo l'altra grandissima, tra virgolette, invenzione che è l'incarnazione di Gesù. Maria in un certo senso ci fa sentire... I segni, la presenza di questo figlio incarnato nella nostra vita e a lui ci vuole condurre. Con Maria è possibile rinascere sempre, in ogni luogo, in ogni posto, in ogni momento. Nelle apparizioni di cui ci siamo occupati abbiamo visto che Maria è lei che viene incontro all'uomo, è lei che vuole appunto salvarci. È lei che manifesta il suo amore, l'amore del figlio per ciascuno di noi, incarnandosi nella nostra quotidianità, incarnandosi nella nostra semplicità di vita, ma anche incarnandosi nei nostri dolori, nelle nostre miserie, nelle nostre difficoltà e nei nostri problemi. Allora, voglio chiudere queste nostre riflessioni riprendendo una parte delle conclusioni che Suor Catherine Aubin questa suora domenicana, il, il cui testo, la preghiera di Maria, è stata un po' la guida uh, di, uh, di questo nostro pellegrinaggio verso la speranza insieme a Maria. Bene, voglio chiudere con queste parole che suor... Caterina Oben scrive, perché Maria, madre, sorella e compagna, è colei che prende per mano ciascuno per condurlo vers verso nuove terre? I pellegrinaggi verso i quali ci guida, quindi le apparizioni, ci si chiamano interiorità, fiducia e memoria. Ricordiamocelo, interiorità, fiducia e memoria. Tutto questo per far nascere in noi la vita dello Spirito Santo. Ci conduce la Madonna all'interno di noi stessi, nelle più ampie profondità, nel nucleo del nostro essere, nella nostra dimora più nascosta, in quel luogo del cuore. Questo è il dono che ci fa la Madonna, perché lei stessa è sempre lì. Cioè, nel cuore, è un cuore totalmente aperto alla grazia e allo Spirito Santo. Questa è l'identità della Madonna. Un cuore totalmente aperto alla grazia e allo Spirito Santo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio Tivo, detto al cuore. È giunto il momento dei saluti finali, per me anche del sopracitato caffè che prenderò insieme ai colleghi. Anche oggi è stato bellissimo stare in vostra compagnia. Ringrazio quindi tutti quanti voi, la regia, la messa in onda e Paola Russo che eh, questa settimana appunto ci sta accompagnando con le notizie e gli aggiornamenti. Grazie, grazie Tony. Uh, solo al volo una notizia di cronaca flash: lite tra vicini, un ventisenne denunciato per danneggiamento e rumori uh, molesti. Fortunatamente senza gravi conseguenze, perché a volte queste situazioni sfociano in atti um, drammatici. Quindi non abbiamo altri aggiornamenti. Domani, per un nuovo spazio informativo, grazie. Paghi il caffè: fortunatamente il nostro non è ancora arrivato a 2 euro. Meno, della male, meno male anche per per questo, ma non solo, lo pago molto volentieri. Dunque, ci ritroviamo domani, un caro saluto, un buon proseguimento di giornata con Padre Pio TV, allora ritorniamo nei luoghi del convento con Francesco Bosco. Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul matroneo, accanto al luogo che eh, padre Pio, qui all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie si ritagliava ecco un momento di preghiera. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Vale che a questo indirizzo di posta elettronica ci ha scritto una donna di 33 anni che eh, si reca per la prima volta eh, a San Giovanni Rotondo quasi per caso, durante il ritorno da una vacanza con amici, senza avere una chiara consapevolezza di ciò che quel luogo significhi, eh, lascia un biglietto con una semplice preghiera. Se esiste tutto ciò in cui hai creduto, donaci la fede. Al tempo non può immaginare quanto quel gesto avrebbe influenzato la sua vita poco dopo la visita eh, entra in una profonda crisi esistenziale. Si trova a mettere in discussione tutto il matrimonio, il lavoro, eh, la sua stessa esistenza. Sono momenti difficili in cui persino recarsi al lavoro diventa una fatica insostenibile. Accanto al suo ufficio c'è una chiesa e lì trova una statua di Padre Pio, inizia a pregare intensamente, ad affidarsi a Dio, chiedere l'intercessione di Padre Pio. Un giorno, mentre cammina tra gli scaffali di un supermercato in cerca di un detersivo, percepisce un profumo, unico, mai sentito prima. Crede che sia stato usato uno di quei prodotti, ma in cuor suo c'è qualcosa di più. Fu una scia, racconta, di cui nella mente mi è rimasto il ricordo. Intanto anche il rapporto con il marito è in crisi, decidono di fare una passeggiata insieme, ma solo dopo cinque minuti scoppia immediatamente un litigio. In quel momento si avvicina loro un signore, affabile, gentile, che inizia a raccontare la sua vita, il suo matrimonio, i suoi figli. La passeggiata, che dura circa un paio d'ore, fa dimenticare alla coppia il motivo del loro litigio. Prima di congedarsi il signore si presenta con un nome. Sono Francesco Forgione. Beh, tornati a casa ancora scossi da questo incontro, il marito accende la tv, casualmente si imbattono in una trasmissione su Padre Pio e nel sentir pronunciare che Padre Pio è nato con il nome di Francesco Forgione, rimangono sbigottiti. In un attimo ci rendemmo conto che quella passeggiata era stata una grazia, racconta Valentina. Eh, annotano tutti i consigli ricevuti, convinti di essere stati testimoni di un, di un miracolo. Sono passati circa 17 anni da quel giorno e la famiglia eh, di Vale eh, ha vissuto altre esperienze straordinarie, eh, particolarmente legate alla vita di San Pio da Pietrelcina. Eh, dopo un lungo percorso, il 23 settembre di 5 anni fa ricevono la conferma dell'adozione della piccola Carmen. Eh, un altro segno dice che Padre Pio. Non smette di esserci accanto. Proprio la settimana scorsa la famiglia è tornata a San Giovanni Rotondo, non più per chiedere, ma per ringraziare. Vi chiedo di affidarci, conclude Vale, con una fede ormai incrollabile.